Fondazione Ronald comunque ha capito qual era lo spirito di questo torneo e insieme a noi ha condiviso questo percorso e poi ha sfociato in questa bellissima giornata, anche grazie al tempo, perché comunque per essere i primi di gennaio una bellissima giornata, dove ha visto i nostri ragazzi impegnati nel torneo a sfidarsi per la conquista di questo trofeo. Ecco perché oggi sono un po' emozionato a presentare comunque questa manifestazione, perché questi ragazzi l'ho visti partecipi insieme a festeggiare chi alzerà e chi non alzerà la coppa, ma tutti insieme per un unico obiettivo, quello di stare insieme, e l'obiettivo della solidarietà. Comunque grazie a tutti. Io vorrei ringraziare una persona in particolare, il nostro capitano della nostra città, perché ogni volta che lo invitiamo a una manifestazione del genere è sempre presente, Andrea Milani. Oltre che il nostro capitano, anche un amico. Guarda che il microfono non funziona. No, funziona perché c'è. La gente si aspetta che il microfono funzioni. No, no. No, niente, io ringrazio tutti per la presenza. No. Per me è un onore, è un piacere anche essere qui per il secondo anno questo che si fa questa manifestazione, ed è bello vedere, oltre che i ragazzi, anche la presenza dei genitori, che secondo me è importantissima. Non so tanto che dire, però l'unica cosa, ecco, che di continuare con queste manifestazioni, perché sono importanti sia per i ragazzi ma per la gente, e per far partecipe tutta la comunità. Grazie capitano, sempre presente. Grazie a voi. Allora, quarto posto, non la classifica. Allora, adesso iniziamo a premiare le squadre che hanno partecipato al torneo McDonald's Befana Cup. Quarto posto Gila Soccer 2009. Quarto posto Gila Soccer 2009. Dai, dai, veloce. Le prepari. Dai. Ok, quarto classificato 2004 Palluzzi. Quarto. Facciamo tutti e due. Quarto classificato 2004 Palluzzi. Palluzzi. Ragazzi, piccolini davanti. Rossi. Vai. Ci siamo? Dai. Ok. A posto. Ok. Terzo classificato Palluzzi 2009. Terzo classificato Palluzzi 2009. Palluzzi 2009. Intervista pure, aspetta. Sì. Tutti? Se l'ho data io, okay. La coppa. Okay. Siamo con il Palluzzi 2009 che ha ottenuto il terzo posto in questa categoria, categoria 2004. Adesso assistiamo a queste immagini di festa, naturalmente è una festa per tutti,
perché questa è una giornata sicuramente molto molto divertente, speciale, un trofeo che è uscito davvero nel migliore dei modi con il capitano, lo ricordiamo, del Latina Calcio Milani. E adesso assistiamo terzo classificato Falaschi alla premiazione. Si tratta delle Falasche che hanno ottenuto il terzo posto, dunque stanno per arrivare adesso i ragazzi delle Falasche, che sono arrivati al terzo posto. Abbiamo avuto anche modo di assistere in precedenza, di vedere i giocatori all'opera nella precedente partita. Adesso ci sono anche i dirigenti e le ragazze della Fondazione Ronald McDonald, che hanno dato un contributo fondamentale alla bella riuscita dell'evento. Secondo classificato 2009, San Pietro e Paolo. E adesso arriva il momento del San Pietro e Paolo. Abbiamo visto i piccolissimi giocatori del San Pietro e Paolo, che in precedenza hanno dato vita a una partita veramente combattuta contro il Latina Calcio. Sono veramente molto piccoli questi bambini e stanno adesso ricevendo le medaglie dalle ragazze della Fondazione Ronald McDonald e dal capitano Andrea Milani del Latina Calcio. E dunque un momento sicuramente speciale con la coppa che viene adesso data a un giovane calciatore, presumibilmente il capitano della formazione del San Pietro e Paolo. E adesso le foto di rito con tutto lo staff, le ragazze appunto della McDonald e il capitano della Latina Calcio con l'organizzatore della manifestazione delle donne. E a questo punto si aspettano probabilmente i secondi classificati per quel che riguarda invece la categoria 2004, ovvero sia l'Accademia Sport. E stanno arrivando adesso i bambini dell'Accademia Sport di Andrea Palmeggiani, che sta sicuramente svolgendo un lavoro importante per quel che riguarda il settore giovanile. Premiazione dunque che riguarda adesso i piccoli calciatori dell'Accademia Sport e naturalmente adesso ci sono anche la consegna delle coppe che viene effettuata dal capitano Milani. Partita che ha visto i giocatori dell'Accademia Sport perdere di misura 1-0, ma hanno comunque dimostrato di avere grande combattività e soprattutto di essere protagonisti fino all'atto finale. Finita 2-1, scusate, la partita, chiediamo venia. Abbiamo assistito al match del campo attiguo, ovvero sia della categoria 2009, abbiamo chiesto informazioni ma evidentemente c'era stata data un'informazione sbagliata. Adesso comunque viene festeggiata tutta la squadra dell'Accademia Sport e adesso invece c'è il Latina dei 2009 con Luciano Avellino e i suoi bambini, che hanno dato spettacolo nella partita sul campo dell'Agora Fitness e hanno vinto un confronto davvero molto bello, molto acceso contro i pari età del San Pietro e Paolo. Sentiamo poi anche naturalmente una battuta con due protagonisti del capoluogo pontino, che avremo modo di ascoltare. Stanno vivendo, diciamo, momenti più o meno simili della propria stagione, ma intanto i bambini della US Latina Calcio crescono bene, e come se crescono bene, hanno vinto questo trofeo dopo aver giocato tante partite anche durante la mattina. Foto anche in questo caso di rito, c'è molta soddisfazione, molti sorrisi, naturalmente non può che essere così. E adesso concludiamo la premiazione con l'ultima squadra che deve essere premiata. Andrea, rimani per l'intervista? Luciano, rimani per l'intervista? Un secondo.
E adesso c'è la formazione della Gila Soccer che ha vinto nella categoria dei 2004 questo trofeo. Naturalmente c'è grande soddisfazione, grande gioia per tutti i piccoli calciatori che sono riusciti a imporsi in questa importante finale che hanno disputato contro i parietà dell'Accademia Sport. Un riconoscimento importante per questa società che sta sicuramente crescendo molto bene e sta diventando un punto di riferimento importante nel capoluogo pontino. E adesso con tutti i giocatori schierati e medagliati e con il portiere che ha in mano il riconoscimento, c'è questa foto di rito che coinvolge un po' tutti, questa atmosfera di festa. E adesso naturalmente è il momento invece di passare ai saluti conclusivi. Vi ringraziamo e vi diamo appuntamento ai prossimi eventi sportivi con Mondo Futsal TV.